tipici del l'atomo di carbonio, legami doppi e legami tripli. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ok, perfetto. Allora, abbiamo visto che i legami semplici, stiamo parlando della teoria dei legami di valenza. Quindi quanti orbitali molecolari prendiamo in considerazione? Due orbitali molecolari. Quello più basso in energia come si chiama? Orbitale molecolare? Legante. Quello più in alto si chiama orbitale molecolare antilegante. La forza del legame e l'energia coinvolta dipendono dalla zona di overlap. Maggiore la zona di overlap, maggiore sarà l'intensità, la forza del legame, eccetera, eccetera. Siamo tutti d'accordo? Ok? Allora, la cosa fondamentale che dovete aver capito qual è questa roba qua, e cioè che quella è l'energia più bassa. In pratica, tutto parte prendendo gli orbitali atomici. Va bene, fissata la distanza di equilibrio che può essere ricavata teoricamente o sperimentalmente, che cosa succede? Che gli orbitali si sovrappongono in parte, giusto sì o no? Mi segui? Quando si sovrappongono, a questo punto tu hai due possibilità. Nella prima possibilità la zona di sovrapposizione si fonde e ottieni l'orbitale molecolare legante, che ha energia più bassa. Nella seconda possibilità, tu che cosa c'hai? La zona di sovrapposizione si annulla tra un atomo e l'altro. E quindi che cosa ti ritrovi? Ad avere un orbitale che ha dei pezzi staccati, con delle zone, superfici nodali molto ampie che separano i pezzi dell'orbitale molecolare antilegante, che ha energia superiore. È chiaro, sì o no? La cosa poi che ti devi ricordare qual è? Che basta che ci sia lo stesso numero di elettroni nella zona legante e nella zona antilegante, mi seguite tutti o no? E automaticamente il legame non si forma. Capito? Vi do una piccola, velocissima dimostrazione di questo concetto. Se voi avete una pallina di quelle magiche che rimbalzano, mi seguite tutti o no? E la ponete a una certa altezza, voi che cosa avete? Energia potenziale. Siamo d'accordo? E se la lasciate libera, mentre cade, l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica. Poi, quando cade, si deforma e l'energia cinetica si viene spostata, nel senso che prima abbiamo una direzione e poi rimbalza in alto. Giusto sì o no? Mentre scende l'energia cinetica si trasforma in energia, l'energia potenziale in cinetica, e mentre sale l'energia cinetica in potenziale. Giusto sì o no? Però alla fine, che cosa, dove si trova la pallina? Rimbalza, ma ogni volta che rimbalza, rimbalza un pochino di meno. Giusto? E alla fine è ferma sul tavolo. Se voi avete osservato, avete avuto una trasformazione spontanea. Su questo si basa il secondo principio della termodinamica, ok? Questa trasformazione spontanea, quando è che avviene? Una trasformazione spontanea trasforma l'energia potenziale, no, se guardiamo alla fine, perché poi l'energia cinetica si trasforma in potenziale quando sale. Guardiamo alla fine. All'inizio c'ho energia potenziale, giusto? Sì o no? Alla fine che cosa c'ho? Energia potenziale zero perché la pallina è ferma ed anche energia cinetica uguale a zero. Domanda, l'energia che la pallina aveva, dove è andata a finire? Sotto forma di calore. Io non me ne accorgo perché la temperatura è aumentata pochissimo, ma è aumentata. È chiaro, sì o no? È facile notare, fare questo ragionamento, se io invece di avere una pallina prendo una trottola che gira, questa qui gira, poi si ferma e io lì lo sento proprio, se tocco il perno della trottola sento che è molto caldo. La pallina perché non sento che è calda? Perché si è dispersa, l'aumento di temperatura è molto piccolo, eccetera, eccetera. Avete capito? Però ricapitoliamo, voi avete una trasformazione spontanea, energia potenziale si trasforma in energia
calore, giusto o no? L'opposto è una trasformazione spontanea? Assolutamente no. Io posso prendere la pallina messa qua sul tavolo, mi seguite sì o no? Io scaldo il tavolo, quindi aumenta il regalo del calore. Non è che la pallina si alzi e alzandosi si raffreddi. Alzandosi che cosa vuol dire? Che assorbe il calore e lo trasforma in energia cinetica che poi va a finire in potenziale. Quindi voi avete che in tutte le trasformazioni spontanee l'energia potenziale si trasforma alla fine in calore, ma il calore non si trasforma in energia potenziale. Avete capito sì o no? Ora, se osservate questo disegno, solo un attimo, dove il, non riesco. Allora, se osservate qua, che cosa succede? Prima ho una certa quantità di energia potenziale, lo vedete bene o no? Se i due elettroni scendono e vanno a finire qua, l'energia potenziale è diminuita. Siamo tutti d'accordo sì o no? Ed è stata liberata, li posi qui, li consegno poi io dopo. Non so se ci sono, guarda, se non ci sono. Ci sono tre, ragazzi. Usai Diego, ok. Flavio. Benissimo, allora stavo dicendo, vedete che l'energia potenziale è diminuita, avete capito o no? Sì o no? E quindi è un processo spontaneo, ma se io avessi questa situazione o questa, che cosa ho rispetto all'inizio? Qui l'energia potenziale è diminuita, avete capito sì o no? Ma qui l'energia potenziale è aumentata, ve l'ho detto, c'è un piccolo contributo in più. Quindi globalmente se io guardassi rispetto a prima e avessi questa situazione, io avrei un processo in cui il sistema ha aumentato la sua energia potenziale. Ma che cosa vi ho detto? Che i processi in cui l'energia potenziale aumenta non sono spontanei. Avete capito bene o no? Sì o no? Quindi ricapitoliamo. Se io ho lo stesso numero di elettroni nei leganti e negli antileganti, il legame non si forma, punto. Posso andare avanti? Non si forma perché è spontaneo. Perché il processo non è spontaneo, perché nel processo spontaneo l'energia potenziale si dovrebbe trasformare in calore e qui che cosa avrei? Una certa quantità di energia potenziale che si... e mettiamo che assorba calore, che spinge un elettrone su e un elettrone giù, ma in questo caso l'energia potenziale aumenterebbe. È chiaro sì o no? Benissimo. Allora procediamo, se noi procediamo e vediamo cosa c'è sotto, avevamo visto qui il concetto di forma, qui vi ho fatto vedere il primo legame che si chiama sigma. Questo, tutti i legami che hanno una simmetria assiale lungo l'asse che collega i nuclei. È molto più difficile da dirsi che vedersi. I due nuclei quali sono? Questo e questo. Giusto sì o no? Sì o no? Traccio una retta che passa per questi due nuclei, giusto? Poi prendo l'orbitale e lo giro lungo questa retta. Noto delle differenze? Sì o no? E allora vuol dire che c'è simmetria assiale. Prendi la tua penna, guardala lungo la, ecco, quella lì. Guardala lungo l'asse centrale della penna. Lo stai guardando, fallo vedere anche ai tuoi compagni. Ha simmetria assiale quella roba lì? Perché non ce l'ha? Perché c'ha quel pezzettino lì. Se non ci fosse quel pezzettino, togli il cappuccio tu. Benissimo. No, lui. Adesso la tua penna ha simmetria assiale, fai vedere che adesso c'è, senza cappuccio, fai vedere i tuoi compagni, c'è la simmetria assiale della penna. Avete capito sì o no? Quindi questo si chiama sigma perché c'è simmetria assiale, questo si chiama sigma star, gli antileganti si aggiunge di solito anche per indicargli un asterisco. È chiaro sì o no?
Quindi è chiara anche questa immagine, devo commentarla. Io ho unito i due orbitali 2 pi z e gli altri 2 pi x e 2 pi y continuano a farsi gli affari. Uno, ho unito due orbitali 2 pi, li uniti in questo modo, giusto sì o no? Gli altri, che sono perpendicolari così e così, così, scusate, e così, continuano a farsi gli affari loro. Si chiama sigma. Vediamo il secondo legame, passo al secondo legame, lo vedete, e qui abbiamo visto che cosa? Che quando c'è un legame sigma c'è la possibilità di ruotare senza problemi. È chiaro? E questo è importante, lo vedremo poi. Se invece io prendo il doppio legame, quindi ho fatto prima il legame esattamente come prima, lo riconoscete questo legame prima? Sì o no? Ci siete tutti? Stavolta però ho anche due elettroni sbagliati dentro l'orbitale 2πy. Siamo d'accordo sì o no? Quindi io posso partire da questa situazione, di nuovo zona di overlap. In un caso la zona di overlap si fonde, giusto? Nell'altro caso la zona di overlap invece si annulla. Questo sarà quello legante, questo sarà quello antilegante. È chiaro sì o no? Asimmetria cilindrica questo orbitale? Ho fatto la domanda, asimmetria cilindrica? No, è un pezzo così, scusate, questo asimmetria cilindrica, se lo ruoto cambia, giusto sì o no? È chiaro? L'orbitale pi greco è formato da due banane, tra virgolette, una sopra e una sotto. La zona di overlap sono due, ma è un unico orbitale molecolare. Anche se sono due, la quantità di sovrapposizione è minore che non rispetto al primo orbitale molecolare. Quindi il secondo legame è un po' più debole del primo. Chiaro a tutti? È chiaro questo disegno? È chiaro questo? Sì o no? Poi, terza possibilità, molecola dell'azoto. Che cosa c'ho? Anche nel terzo dei P c'è una ci sono degli elettroni sbagliati, quindi fondo il primo e costruisco questo sigma. Fondo gli altri due e costruisco un orbitale pi greco formato da due pezzi. Il terzo com'è? Uguale al secondo, solo che è ruotato di 90 gradi. Ci sono problemi? Avete capito il disegno? Sì o no? Il disegno è chiaro? Benissimo. E io qui ho una molecola che ha tre legami, uno qua, un pezzo sopra, un pezzo sotto il secondo, un pezzo a destra, un pezzo a sinistra ed è il terzo. Chiaro? Naturalmente il secondo legame è uguale al terzo legame, il primo legame è più forte del secondo, ma il secondo è uguale al terzo, perché? Perché il terzo com'è è uguale al secondo, solo che cambia la posizione spaziale. Chiaro a tutti? Sì o no? Benissimo. Procediamo. Allora, qui si fa vedere perché il primo scende in energia. Qui c'è la descrizione dettagliata. Uffa, stai fermo. Qui c'è la descrizione dettagliata dei contributi. Il fatto che questo scende in energia, perché scende in energia? Perché considero tutti i contributi energetici. Quali sono? Repulsione tra i nuclei, giusto? Repulsione bassa tra gli elettroni, ma attrazione tra i nuclei, gli elettroni che stanno soprattutto in mezzo. Perché stanno soprattutto in mezzo? Nella zona di overlap la densità di probabilità si è sommata, sia quella del primo orbitale che quella del secondo. È chiaro a tutti o no? Quando io ho questi contributi determinano questa curva che, se non sbaglio, si chiama curva di Morse ed è una curva tipica di un'altra situazione fisica, cioè una molla. Questo è il motivo per cui tutti i legami possono essere assimilati, tutti i legami chimici possono essere assimilati a delle molle che vibrano. È chiaro o no? Ok? Vedete, nella curva di Morse avete un minimo di energia che rappresenta la situazione più stabile, e
però se io mi sposto e cambio questo minimo di energia con dei legami più corti o con dei legami più lunghi, l'energia aumenta, esattamente come una molla, che non vuole essere più corta e non vuole essere più lunga, ma ha la sua precisa distanza di equilibrio. Siamo d'accordo tutti? Invece, se io ho l'orbitale antilegante, questo sale in energia man mano che io avvicino. Perché sale in energia? I nuclei non sono contenti di avvicinarsi? No, si respingono. Quindi se io ho due cose che non vogliono che si respingono e le obbligo ad avvicinarsi, faccio sforzo, quindi l'energia sale. È chiaro sì o no? E perché sale? Perché in mezzo non ci possono stare gli elettroni che annullano la repulsione. È chiaro a tutti o no? Benissimo. Procediamo. Ok? Allora, io adesso stavo dicendo, vi vedete, qui c'è il concetto di simmetria assiale. L'orbitale sigma, come è stato possibile ottenerlo? Sommando assieme i due orbitali 1s, ok? Oppure sommando assieme i due px. Invece i pi greco, come si possono ottenere? Vedete, questo è quello legante, questo è quello antilegante, giusto o no? Ok, questo è quello legante, questo è quello antilegante. E a questo punto io non ho messo il pi greco, ma spero che sia chiaro. Siamo tutti d'accordo? Posso andare avanti? Quindi ricapitoliamo, quando io dicevo, e voi siete stati abituati a costruire velocemente le molecole in legame, dicendo che si condividono i due elettroni, in termine più preciso, condividere due elettroni cosa vuol dire? Che due elettroni spaiati vanno a finire nell'orbitale molecolare legante e l'orbitale molecolare antilegante rimane vuoto. Avete capito sì o no? Quando è che rompo il legame? Se obbligo, per esempio, in realtà non è l'unica possibilità, ma obbligo un elettrone a passare dal legante all'antilegante, se faccio la somma, vedo che se ci sono lo stesso numero di elettroni leganti e antileganti, il legame si spacca. Chiaro a tutti? Benissimo. Qui era la situazione più semplice, perché abbiamo analizzato che cosa? Le molecole pure. Nelle molecole pure, avete visto, idrogeno con idrogeno, fluoro con fluoro, che cosa c'ho? Di semplificato, che io ho unito tra di loro gli stessi orbitali. 1s con 1s, 2px con 2px, 2pz con 2pz e via dicendo. Ci siamo tutti sì o no? E se ho il legame covalente impuro, cioè atomi diversi, beh, la situazione è simile, anche se è un pochino più complicata. Vedete bene che, prima di tutto, il problema qual è? Devo sempre guardare un elettrone sbagliato da una parte e sempre un elettrone sbagliato dall'altra, giusto sì o no? Però gli orbitali non saranno gli stessi, quindi non saranno, non saranno identiche le energie. Comunque, partendo da questi due, otterrò uno legante e uno antilegante, come nell'altro caso. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ok? E poi, se non sono proprio uguali, devo capire come sovrapporre gli orbitali. Per esempio, un 2P con un P con un S si può sovrapporre in questo modo. In questo modo non potrà sovrapporsi. Perché non potrà sovrapporsi? Perché qui potrei avere legante, giusto o no? E antilegante. Qui che cosa succede? Un pezzo si annulla e l'altro pezzo, un pezzo si fonde e l'altro pezzo si annulla. E se cambio i segni, invece di fondersi qua, si fonde qua e si annulla qua. Quindi devo anche capire come fare per sovrapporre gli orbitali. Avete capito bene sì o no? Ok? Va bene? Posso andare avanti? Benissimo. Adesso, prima, vediamo, dovrei vedere la seconda parte, ma vediamo qualcosa velocissimo. Vedete che qui io ho condiviso tutti questi elettroni, giusto? Sì o no? Che cosa vi ho detto? Che posso fare delle catene
lunghe quanto mi pare. Questa è una catena lineare o ramificata o chiusa? Lineare. Dove vedete? Le ramificazioni significa ci fossero degli atomi di carbonio sopra o sotto. È una catena lineare. Siamo tutti d'accordo? Allora, impariamo anche la formula di una catena lineare. Gli atomi di carbonio possono essere qualsiasi, giusto? Vai alla lavagna, va? Anzi, ma tu non andare alla lavagna, faccio qui, così faccio prima. Atomi di carbonio siano C e mettiamo che gli atomi di carbonio siano N. Ok? Adesso domanda: quanti atomi di idrogeno possiede una catena lineare? Lo capite bene guardando questa struttura. Per ogni atomo di carbonio quanti idrogeni ci sono? Giusto, uno sopra e uno sotto. Qui quanti atomi di carbonio ci sono? Ce ne sono 6, giusto o no? Quindi quanti atomi di idrogeno ci sono qua? 6 sopra e 6 sotto, 12. Ma non basta. Poi ci sono i due lati, quindi una catena lineare che struttura ha? Lo vedete bene qua, H2N più 2. Avete capito sì o no? Siamo d'accordo? Dove N di un numero intero pari a N? Voce. Si è sforzato, siamo passati da 6 a 7. È permesso di un altro numero, molto più grande. Cioè, non è che sia molto più grande, comunque molto più grande vuol dire 20, 30, capito? La formula è sempre questa, C30, quanti idrogeni ci saranno? 62. Chiaro a tutti o no? Ok? Se voi, beh, basta fare un piccolo ragionamento geometrico, ma se voi avete le catene ramificate, il ragionamento è lo stesso. Quindi se voi avete 30, qui quanti ne avete in tutto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giusto o no? Sì o no? 10 qua nella catena base si chiama. 10 più quanti ce ne sono qui? 4. Giusto? Quindi siamo a quota 14, quindi abbiamo altri 4 e siamo a quota 18. Giusto sì o no? Quindi questo è un C18. Anche se è ramificato, 18 per 2 fa 36 più 2, stessa formula. Quindi che siano le catene, che siano lineari o ramificate, la struttura è sempre la stessa, CnH2n più 2. Capito bene o no? Scusate, non ho detto una cosa che era evidente qua. Io ho usato questo formalismo. Questo formalismo, e cioè di risparmio, che si usa spesso, e cioè di non perdere tempo a scrivere gli idrogeni. Tanto è più sicuro, gli atomi di carbonio ha 4 legami, non si discute. Siamo tutti d'accordo sì o no? Quindi se io scrivo C ma intendo una molecola, che cosa sottintendo? Che ci sono 4 idrogeni. Qua quanti idrogeni ci sono? Che cosa devo fare? Contare quanti legami nella catena ci sono. Questo atomo quanti legami ha con la catena? Voce. No, questo atomo è legato a un altro atomo di carbonio con un legame, giusto o no? Sì o no? Quindi questo atomo quanti idrogeni ha? 3. 4 meno 1, 3. Hai capito? Questo qua, rosso, e dicevo, questo si chiama anche carbonio metilico. Questo si chiama carbonio primario. È più difficile spiegarlo perché secondo voi si chiama carbonio primario. Perché no, ne ha 4.
perché con il carbonio ha solo un legame. Avete capito sì o no? Questo che si chiama, se questo è primario, questo come dovrebbe chiamarsi? Invece di chiamarlo zero, si chiama metilico. Avete capito bene o no? Questo è un carbonio metilico. Questo è un carbonio primario, questo quanti legami ha? 2, quindi un carbonio secondario. Quanti idrogeni ha? Legati 2. Questo quanti idrogeni ha? 3. Questo è un atomo di carbonio, quanti atomi di carbonio ci sono? Voce 3. E quanti idrogeni possiede? 1. Quindi questo si chiama carbonio terziario, giusto? Questo quanti, come si chiamerà? Carbonio quaternario. Quanti idrogeni ha? Nessuno. Avete capito sì o no? Io di solito per sintetizzare le formule di struttura uso questo formalismo. Sentiamo. Ma il terziario dove lega il suo? Stava da questa parte, sopra. Si daranno fastidio, ma ci stanno. Vi ricordo ancora, io non ho ancora discusso sulla geometria, va bene? Ma questa, se io guardassi, questo è un modo che si usa spesso e volentieri per rappresentare la molecola. Questo è ancora più sintetico. Io mettevo almeno qui gli atomi di carbonio, giusto? Qui non vengono neanche rappresentati, scritti gli atomi di carbonio. Si fanno dei segmenti, mi seguite sì o no? E dove, come si chiama? Si chiamano, non so, temo che il termine matematicamente non sia corretto, cioè il termine di mi sono distratto, scusate, il termine di vertice di un segmento si usa, vertice di un segmento, direi la punta, punta, forse punta, estremi, ecco. Termine corretto è estremi di un segmento. È sottinteso che a tutti gli estremi di un segmento voi avete un atomo di carbonio. Quindi qui c'è un segmento, questo è il segmento, lo vedete bene o no? Sì o no? Quanti atomi di carbonio ci sono? Ce n'è uno qua e uno qua. Qui, questo atomo di carbonio, che tipo di carbonio è? Questo che io su cui ho la croce adesso, che atomo di carbonio è? Secondario, quindi quanti idrogeni ha? 2 idrogeni. Questa formula di struttura si chiama skeleton ed è proprio ridotta al massimo. Avete capito sì o no? Ok? E si avvicina di più alla geometria reale questo che non questo. Sentiamo. Se il carbonio si utilizza. Alza la voce però. Sì, come funziona? Stesso modo, lo vediamo subito. Se io avessi qua, forse sotto c'è, aspettate solo un attimo, esattamente. Qui lo vedete bene. Prima di tutto, qui c'ho un legame doppio, giusto o no? Qui sono stati scritti, ma non lo si, vedete che qua non succede già più, sono stati scritti gli atomi di idrogeno. Quanti legami ha questo atomo di carbonio? Questo qua che sto puntando, su cui c'è la croce. Ne ha 3. Quanti idrogeni mancano? 1. Esattamente questa situazione. È chiaro a tutti o no? Quando voi avete dei doppi legami, allora cominciamo con la cosa più semplice. Questa è una catena che può essere lineare o può essere anche ramificata, ma è una catena aperta. Mi seguite sì o no? Ma se io prendo il primo atomo di carbonio e chiuso e prendo l'ultimo atomo e formo un legame, va bene, quello ho rappresentato in questo modo brutto, ma perché voi capiate, questo è il modo un pochino più corretto di rappresentare questi 6 atomi di carbonio legati, giusto o no? Domanda, se io, questo si chiama ciclo, questi si chiamano alcani, se c'è il doppio legame si chiamano alcheni. Se c'è, cominciate a familiarizzarvi con questi nomi perché vedremo la famiglia degli alcani, degli alcheni e degli alcheni. Quindi,
Stavo dicendo, se voi avete degli non avete una catena lineare o ramificata ma aperta, si chiama alcano. Capito bene o no? Se la catena non ha dei doppi legami ed è chiusa, si chiama cicloalcano. È difficile da capire questo, no? Se c'è un doppio legame, la catena si chiama alcheni. Notate però, qui il fatto che la catena sia chiusa, la formula di struttura qui quanto sarà? Abbiamo visto un alcano che sia lineare, ramificato o no, che struttura ha CN H2N più 2, giusto sì o no? Invece questo composto ciclico, quindi CN. H, quanti sono gli H? Il doppio dei carboni. Perché manca questo più 2? Questo più 2 che compito serviva? Io ho la catena che comincia di qua e finisce di qua, giusto o no? Io ho bisogno di un idrogeno a destra e di un idrogeno a sinistra per chiudere il tutto, giusto? Ma se io prendo il primo atomo di carbonio e lo lego con l'ultimo, va bene, questo lo fa, questa è una struttura. È un brutto disegno, ma serve per farvi capire che la formula diventerà CnH2n. Ho perso l'inizio e la fine. Avete capito sì o no? Sì o no? Ok? Adesso state attenti. Facciamo questo esempio di nuovo. Se io vi dico che ho una struttura, per esempio, se io vi dico che ho, non fatemi usare i pedici se non ci metto troppo tempo, ok? C 6 H ho detto C6H4. Ci sono quindi 4 idrogeni, giusto sì o no? Che calcolo dovrei fare? Io dovrei fare il calcolo, questo tipo di calcolo. Va bene? Questo tipo di calcolo è il seguente. Io dovrei partire da C6, giusto? C6. Se fosse una catena lineare, quanti idrogeni ci sarebbero? 6 per 2, 12 più 2, 14. Giusto, sì o no? Siamo tutti d'accordo? A questo punto io faccio la differenza, 14 meno 4 diviso 2. 14 meno 4 uguale, 14 cosa fa? 10, giusto? 10, solo una, 10, sì. 10. Faccio 10. 10 diviso 2 che fa 5, ok? 5 che cosa sono? Chiamate le insaturazioni possibili. Cosa sono le insaturazioni? Lo vedete bene qua. Le insaturazioni sarebbero, ogni insaturazione corrisponde a due idrogeni che mancano perché ho fatto qualcosa. Qui che cosa posso avere? Che cosa ho fatto? Invece di avere la catena lineare aperta, che cosa ho fatto? L'ho chiusa. Siamo d'accordo? Ma questa stessa struttura si ha qua. Lo vedete bene o no? Se io metto un doppio legame, i due idrogeni che si trovavano in questa posizione mancano. Ci siete o no? Quindi vedete che se io guardo questa molecola e questa molecola, qui che cosa devo fare? 2n più 2 meno 2n, che cosa ottengo? 2n meno 2, 2n più 2, lo vedete bene o no? Meno 2n, che cosa fa? Non è difficile, eh? Ripeto, 2n più 2 meno 2n, cosa fa? 2. 2 diviso 2? 1. Quindi
questa molecola ha una insaturazione, anche questa ha una insaturazione. Quindi una insaturazione che cosa potrebbe essere? La formazione di un anello, mi seguite o no? Oppure un doppio legame. Adesso state attenti bene, lo vedete bene qua. Se io metto un triplo legame, la struttura come sarà? Solo uno triplo. Ragionate, partite sempre da CnH2n più 2, giusto sì o no? Ne tolgo i due elettroni sopra, quindi diventa CnH2n, giusto o no? Tolgo anche questi di sotto, quindi diventa CnH2n-2, giusto sì o no? Siamo d'accordo? Adesso ragionate. Quante insaturazioni ci sono qua? Due insaturazioni. Devo fare il calcolo o lo avete capito? Facciamo il calcolo perché vi vedo un po' perplessi. In quest'altro caso, quando c'era il triplo legame, che cosa dovevo fare? 2n, giusto? Poi che cosa c'era? Meno 2, ok? Uguale. Che cosa fa questo? 2n e 2n si annullano. Qui c'ho più 2 e qui c'ho meno per meno da più, quindi più 2 più 2. Qui che cosa fa? 4, giusto? 4 diviso 2, che cosa vuol dire? C'ho 2 in saturazione. Quindi un triplo legame conta come 2 in saturazione. Avete capito sì o no? Ma se io ho questa struttura, io potrei avere anche queste possibilità. Ricordatevi, l'insaturazione che cosa vuol dire? Può voler dire un doppio legame. E se quindi ho due insaturazioni, che cosa avrò qua? O un triplo legame o due doppi legami. Oppure un doppio legame dentro un ciclo, giusto? Oppure due cicli, una molecola che ha due catene cicliche legate assieme. Avete capito questo discorso, sì o no? Speriamo. Ci sono domande? Bene, bravo che qualcuno mi ricorda di spegnere la registrazione.